No! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Oddio, 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 oddio! Let's go! Voglio mangiare te, non me ne frega niente di quello che c'ho a tavola, voglio te! Voglio te scranecchiare le tue ossette! Grazie a Dio esistete! Grazie! Oddio! Bene, ora immagino che ci siamo giocati anche l'amicizia dei nani, perché... Oh mio Dio, è diventata una cannibale pure lei. Mette veramente angoscia questo gioco comunque, eh. Dopo un po', all'inizio magari può sembrare un gioco... Prendiamo sta statuina. Può sembrare il classico gioco, sì, a percorso con vari nemici, vari ostacoli. È l'atmosfera che è veramente macabra e più avanti vai e più diventa pesante. Proprio la senti, senti proprio il magone. La Genshin è andata là dentro, devo tirare qualcosa a quel pulsante per far sì che si riapra lo sportellone dell'ascensore. Meno male. Apparirà qualcuno? Io mi nascondo per precauzione. Ok. Allora, siamo finiti in questa stanza. Credo che sia la dimora di quella di quella geisha, scusate. Cos'è? Un occhio. Che bisogna fare qua? Un altro lucchetto da aprire. Chi è che canta? Ok, facciamo piano. Allora, in questa stanza che bisogna fare? Ma la sa tutta? Vuoi scommettere che la chiave è in questo vaso? Vuoi scommettere proprio che è in questo vaso? Guarda, eh. Guarda, 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 madonna, guarda! Ha smesso di cantare. E credo che lì non ci sia più. Mi sa che mi fa... un bello scherzetto tra un pochino. Ai ai ai. E guarda, lì c'è una statuina. Ok, abbiamo salvato. E mi sa che è tra qui, guarda. La scommetto. Ok, tra questi manichini c'è lei, guarda, eh. Oppure esce dall'armadio, inferocita. Cosa molto probabile. Ma strano che sia stato così semplice. Ma sul serio? Ma vuoi scommettere? No, guarda, guarda. Me la trovo davanti. Me la trovo davanti e io devo scappare dall'altro lato, guarda, eh. No. Ma va bene. Io per sicurezza richiudo. Eccoci! Guarda, guarda, madonna, guarda! Oddio! E questa chi cazzo è, scusa, eh? Ma chi è questa? E dove devo andare, soprattutto? Perché non so dove devo andare, non so dove devo andare! Bene, qui? Bisogna fare il giro qui? Dai, veloce, ti prego. Non ne posso più. Comunque i buzzigoni non li abbiamo più ammazzati alla fine, eh. Intanto qui riappare, guarda.
Madonna. No, l'occhio! Sta cosa si può prendere? No! Ah, ok. Ok, devo prendere... Devo togliere sta roba. Ok, è qui. Qui invece? Cos'è sta roba? Devo fare qualche... Che devo fare con sta roba? Ma cosa mi è servito? Che cazzo devo fare? Devo aprirlo? No. È l'unica cosa che posso prendere qui dentro. Questa cosa non ha alcun senso. No, non me lo dire. Ne ho già capito. Adesso si accenderà l'occhio. E io con la luce dell'occhio devo bruciare lei. Guarda, vuoi scommettere? Vuoi scommettere? Facciamo un'altra scommessa, dai. Tanto ormai siamo... Guarda, eh. A chi capita una cosa di queste qui... è veramente la morte civile. Questo è benzina. No, io mi do fuoco. Ok, questa sfida sarà molto impegnativa. Qualcosa mi fa pensare che sarà così. Cosa devo fare con questo specchio? Sì, ma cosa ci devo fare con questo specchio? A cosa mi serve? Mamma mia, non oso immaginare quante volte rivedrò questa scena. Allora, lei è lì, sta ferma immobile. Appena attraverso sta colonnina si spengono le luci. Lei mi riappare... Ecco, infatti, guarda, va. Mi riappare davanti. Forse devo stare alla luce? Ma che c***o? Allora, con la luce ha quell'effetto lì di bruciatura, non lo so che cosa fa, insomma, respinge la luce e devo cercare di respingerla verso di lei. E fin lì... Quello solo quando appare quel proiettore lì, quel fascio di luce al centro della stanza. Eccolo. Ok, dov'è lei? Ok. Ok, forse ho capito. Sì, ma ora cosa devo fare? Ma cosa così dal nulla? Come fai? Come fai? Dal nulla! Ecco, ora dov'è? Ok, e una è andata. E ora? Ah, devo cercare la luce, devo cercare la luce proprio. Dov'è? Oddio, ma è sempre lì. Ah no, è andata via. Madonna, devo cercare la luce. Ok, ora dov'è? Ok, forse di qua. Dai che ce la facciamo, cazzo! Io credo che dopo un pochino se ne vada via. Oddio, qui, veloce. Dai, è qui. Dai. Oddio. Ancora? Ma dai, ancora. Ma cosa devo fare allora? Mi sa che ora raffica proprio. Dai, veloce. Oddio. Dai, pensavo peggio, eh. Oddio, forse non è finita però. Devo andare verso di lei?
Sicuro, non penso ci sia altre cose da fare. Madonna, che collo c'ha? Sto storto. Signora? Signora? Ma che fa, se la mangia? Ma se la mangia pure lei? Ma si mangia tutto? Questa bambina si mangia tutto, ogni cosa! Ma che orrore! Ma come? Ma io che cazzo sto diventando? Che cosa sta succedendo ora? Non mi posso muovere. Ancora? Ah, mi sa che mi sono incrudelita. Ora mi sono incrudelita io. Guarda, guarda. Scoppiano lampadine, proprio trasmetto ira. Ira divina proprio trasmetto. Provate a rompermi i coglioni ora. Ah, madonna, madonna, nociva allo sguardo proprio. Wow, smummificata. Smummiati proprio. Che cazzo vorresti fare? Cosa vorresti fare? Io vi faccio fuori tutti, vi faccio fuori tutti. Sono diventato il demonio in persona. Donna, sto audio. SX in versione Kratos proprio. Indemoniato. Mi avete fatto mangiare schifo, mi avete fatto mangiare sorci, mi sono ridotto a mangiare persone, tutto per colpa vostra. E ora? E ora non si sa. Si sa. Andiamo verso la luce. Non posso correre, guarda. E i nanini lì che mi seguono. Poverini. Nanini, secondo me sono quelli che ci hanno rimesso più di tutti. Ma guarda quanto sono coccolosi e carini, guarda. E finisce così quello che dovrebbe essere il primo capitolo di Little Nightmares. Ragazzi, abbiamo concluso qui anche questo gioco e come sappiamo l'unico motivo che mi ha spinto a provarlo e a giocarci è stata questa voglia di scoprirne la morale. Quindi andiamo a vedere insieme qual è, perché io, nonostante ci abbia giocato e abbia finito il gioco, non l'ho capita. Allora, secondo Little Nightmares, in questo mondo mangiamo o veniamo mangiati. Quello che Little Nightmares ci dice è che in questo mondo non c'è spazio per l'innocenza o per la purezza. È un mondo fatto di mostri, dove i deboli vengono schiacciati e divorati. È un mondo dove per sopravvivere devi diventare a tua volta un mostro. I bambini non possono essere protetti. Sono prede di una realtà che farà di tutto per divorarli. Una quotidianità fatta di giganti grotteschi incomprensibili, che si muovono spinti da pulsioni a noi estranei. Pulsioni che nostro malgrado impareremo a conoscere e a quel punto bisognerà reagire o lasciarsi morire, mangiare o venire mangiati. Beh, direi che come morale è abbastanza profonda ed è anche parecchio azzeccata. Con questo, ragazzi, concludiamo qui questo interminabile video. Fatemi sapere ovviamente nei commenti o in qualche modo
Se volete che porti la seconda parte del gioco, io personalmente la porterei volentieri, anche perché dopo aver concluso il primo, bisogna portarlo alla fine. Con questo è tutto, ragazzi, come sempre ci vediamo nel prossimo video. Non mi sono mosso! Ma dai, ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire?